si diceva che per accelerare l'evoluzione sarebbe bello girare con tasse di spin invece di un solo spin. Poi c'è anche una trattazione più rigorosa che trovate sul libro di Kraut. Solo il problema è identificare lo spin, il cluster, perché banalmente, perché sono fatte da un numero finito di stati, supponiamo che il cluster sia questo, quello vero, perché gli spin, cioè di questa dimensione, di questa temperatura, no? Chiaramente intorno ci deve avere più forza altri cluster, che però, mettiamo sia questo qui, però un altro potrebbe essere questo, come so. Però come ovviamente avendo solo due valori, per forza qualcuno di quegli altri sarebbe appiccicato a questo. Quindi la domanda è dov'è che io taglio per avere un cluster giusto e non semplicemente il fatto che gli spinger con lo stesso valore. Allora l'idea è che uno prende parte da uno a caso e poi aggiunge gli spin connessi che continua, quindi essenzialmente si ritorna al problema della regolazione con una certa probabilità P che si dimostra essere uguale 1 meno E alla meno beta G, eventualmente più H perché anche il campo magnetico, va bene? Ora però bisogna capire se devo fare una percolazione di sito o una percolazione di Bond, ovvero supponiamo che ho messo questo e questo, no? Quando metto questo provo a fare anche questo. Se è di sito, una volta provato non ci devo riprovare la tecnica. Supponiamo che non lo metta, no? Dopodiché quindi ci provo magari, non ci deve provare lui perché l'ho già provato quel sito lì. Se invece è una percolazione di Bond, provo qui, se mi va bene, se non mi va provo anche da qui perché ho due Bond che mi vanno su questo sito qui, d'accordo? Allora io ho fatto il codice per la percolazione di sito, però invece andando a rivedere sembra che sia quella di Bond. E se qualcuno volesse guardare un argomento d'esame mi farebbe piacere, magari può fare le simulazioni con tutte e due, vedere le discrepanze, mettere giù un minimo di, toccando dal libro di Kraut, un minimo di trattazione, potrebbe essere un bel tema. Comunque faccio vedere cosa ho fatto, è molto simile, non è che ci sia una grandissima. Io ero sicurissimo, mi ricordavo che il discorso, se lo faccio da una parte devo farlo da quell'altra, invece poi riguardando sul libro mi sembra che non sia così. La differenza, cosa che mi indica quale dei due metodi è giusto? No, allora la trattazione rigorosa è sempre, parte sempre, la trattazione rigorosa è molto semplice, non è che niente di complicato. Abbiamo la regola d'oro, è sempre quella del bilancio dettagliato, ti ricordi, no? Cioè che abbiamo che data una configurazione x e una configurazione y, la probabilità di andare da x a y diviso la probabilità di andare da y a x deve essere uguale a x di meno beta e di y diviso x di meno beta e di x se nel frattempo non cambia la temperatura, perché se appunto via c'è un denominatore proprio perché non cambia la temperatura, quindi la temperatura deve essere fissa. Ora però questa probabilità qui io posso, cioè la probabilità di andare da x a y, che sono due configurazioni, allora chiaramente posso mettere che fare varie cose, abbiamo fatto la cosa standard che y è quasi uguale a x tranne che in un punto e è messa a caso, no? Però questa qui la posso anche scomporre in una probabilità a priori, diciamo che mi costruisce y dato di x, per poi la probabilità effettivamente di accettare questa mossa, d'accordo? E quindi devo stare un po' attento a come
Niente, così mi può accelerare e mi può, ma cui può rallentare molto sapibile. Nel senso, posso dividere arbitrariamente in due pezzi, dicendo questa è, è un pezzo di probabilità che dice come costruire Y dato X, e questa è la probabilità che poi effettivamente faccia il passo. Però devo poi cercare di farlo in maniera furba per far sì che questo, che tutto questo qui va avanti. No, per esempio, un classico esempio è se io ho un sistema che è un esempio che fa sempre Raut, se io ho una catena di oscillatori, no, legati tra loro da molde, lo faccio qua, io ho una catena di oscillatori legati da molde, d'accordo? E voglio stabilirmi quant'è la configurazione standard. Ora io li faccio come si dice, oscillare in quarto senso perché è più facile da visualizzare, d'accordo? Però in realtà sono qui, quindi diciamo, supponiamo che voglio venire come oscilla la catena, così magari questi due sono fissi, d'accordo? Per capire quant'è l'ampiezza dell'oscillazione a una certa temperatura e così via. Chiaramente è un problema che potrei anche affrontare con dinamica molecolare, no, però qui invece voglio farlo con Monte Carlo, quindi questo vi è accoppiato a bagno termico, non è energia conservata. No. Il problema è chiaramente posso affrontarlo con metropoli, ne piglio uno e uno sforzo, va bene? Il problema è che qui nel mezzo, cioè la catena è molto lunga, le oscillazioni di questa parte del mezzo sono immense, no? E quindi rapidamente arrivo alla situazione in cui le simulazioni ci mettono una vita a convergere, perché prima di campionare tutte le oscillazioni qui facendo passettini piccoli è un casino. Ora, chiaramente, se le molle fossero armoniche, io questo qui lo potrei fare con carta e penna, no? È quello che si fa tutta la materia, insomma, è tutto. No. Per cui io so la soluzione quando sono armoniche. Ma supponiamo che queste molle siano leggermente anarmoniche, l'idea è posso sfruttare quello che so delle molle armoniche per vedere solo le correzioni dell'anarmonicità? E è questa l'idea, cioè l'idea è che io mi scompongo questo pezzo qui in un pezzo che posso facilmente fare, esatto, e per cui anche qui, ora, mi è già risultato, l'ho fatto tanto tempo fa, comunque l'idea è una storia, cioè io so che qui c'è una distribuzione che è armonica, una distribuzione gaussiana, facile da calcolare, no? E questa sarà un pochino, che ne so, un po' di cose, però è facile calcolarsi questa discrepanza e calcolarsi tutta la curva, no? Allora io metto questa parte che è armonica e questa conoscenza a priori, e poi ci voglio ottenere di solo il pezzo che manca per quell'altro. Bene? Allora, più o meno l'idea è questa qui, cioè si può far vedere che se io qui costruisco questo oggetto qui, con questa probabilità qui, con quella 1 meno x, eccetera, eccetera, va bene? Allora questo pezzo qui si elimina con questo pezzo qua e viene fuori appunto il che accetto sempre la mossa. D'accordo? Che ve ne uno. E quindi a questo punto mi serve solo costruire il cluster e poi sono sicuro di flipparlo, non devo stare a vedere se lo flippo o non lo flippo. Questa è l'idea. E sarebbe una cosa che voglio aspettare della è molto interessante di noi Raut, di non Raut, che fa tutto per bene e non è difficile. Questo è per sito, come dico lei? No, questo è per classe, cioè nel senso, in realtà, come dice lui, io posso costruirmi. Classe in realtà lo posso costruire come mi pare, però se lo costruisco come mi pare ho la probabilità di accettazione. Se invece uso questa probabilità qui, la probabilità di accettazione diventa automaticamente 1. Ok. Quindi io scelgo se creare cluster con una preparazione per sito o per bond. No, il calcolo è per preparazione di bond. È un calcolo semplice, nel senso io scelgo quale di queste due cose utilizzare a seconda di quale delle due importa avere una probabilità di crearlo sì, che vale la pena. Esatto. Okay. 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 No, poi chiaramente non la viene in però poi non prenderanno i punti perché praticamente è un modello diverso, se cioè, non è il modello di easing, è un modello qua, però uno può vedere, può farlo come gioco.
Allora, fammi vedere. Qui. Allora, abbiamo fatto Wolf Site, l'ho chiamato così, e poi. Quindi questa è quella che avevamo fatto la volta scorsa, quindi guardiamolo perché poi è interessante come il codice di per sé. Cosa avevamo detto? Avevamo detto che c'è anche tutto il debugging in caso che uno voglia stamparsi la roba. No, noi partiamo da un sito scelto a caso, va bene, che è questo qui, no? Scelgo un sito a caso, va bene? E alla parte, diciamo, per comodità di numero anche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto se lo fate in base, cioè 10 per 10 è comodo perché non è proprio numerati da 0 a 9, poi da 10 a 19 e così via. Va bene? Quindi mi tengo il valore del primo sito perché così posso comprendere il criterio per non prendere quelli che hanno un valore differente del primo sito. D'accordo? E me lo marco, per sapere che lo, cioè lo flippo, vedete, e lo marco, cioè tutti meno 1 e 1, qui lo moltiplico per meno 20, così anche, anche se poi me lo faccio vedere dal riprodotto, mi si vede bene che c'è un colore più intenso, si vede che è quello che ho già flippato. In ogni caso lo marco, non lo riprendo in considerazione. E per velocizzare le cose, cioè non per velocizzare, per poi levare questa marcatura, me lo metto in uno stack, se non c'è la volta scorsa forse, no? Vabbè, comunque c'è il codice per fare uno stack, ma sempre già fatto un'altra volta. No, me lo metto in uno stack per dire, ricordati che poi questo qui me lo dovrò sbancare. E questo è il primo, anzi lo scrivo io. Poi dopodiché aggiungo i quattro vicini, no? Vedete, ho messo la differenza di coordinate tra vicini in questi vettorini qui. Sono qua su, sono semplicemente i quattro punti. E quindi se hanno lo stesso valore li metto nel bordo. Vabbè, e poi mi marco anche per vedere quello, in realtà sarebbe quasi solo per visualizzare, insomma. Bene, ok, dopodiché vado avanti per dove cavolo siamo? No, anzi la terra qua, qui lo metto nel bordo, ok. Dopodiché, fino a quando ci sarà roba nel bordo, nello specchio del bordo, no, si comincia con quasi, se è isolato non c'è nulla. Se c'ha un vicino solo dello stesso colore c'è un vicino nel bordo, se c'è due ne sono due nel bordo, fino a quattro. Ne prendo uno, d'accordo? Lo metto tra quelli già tentati, no? E se è con una certa probabilità, nel caso lo ricordiamoci, essendo nel bordo era già moltiplicato per 10, d'accordo? Nel caso in cui sia accettato, allora lo flippo e lo rimuovo più per 2 per arrivare a meno 20, perché l'ho chiamato mattato con meno 20, e prendo tutti i vicini che non siano, che siano dello stesso valore, no? E lo stesso valore quindi mi esclude automaticamente quindi l'ho già marcato con 10 o con meno 20, d'accordo? E li mette, se diciamo hanno lo stesso valore li marco e li metto sul bordo, fine. Questo è diciamo il giochetto. Torna? Però appunto questo giochetto qui fa sì che se adesso ho messo questo, vabbè, quindi questo è meno 20, provo questo qui e ogni caso ci metto 10, non lo accetto, quando arrivo di qua vedo che questo qui è 10, il val era diciamo 1 o meno 1, no, qui è 10, quindi non ha lo stesso vale, quindi questo qui non lo prendo nemmeno in considerazione. Poi ovviamente c'è una fase in cui elimino tutte le marcature. Bene,
Scusi, che vuol dire il SDF debug? Allora, il SDF debug è una istruzione del precompilatore. Se io ho definito, cioè se qui metto define debug, allora lui include tutti questi pezzi di codice qui, rimangono nel codice, se no creo che il precompilatore qui levo la cosa, devo passare al compilatore. Quindi diciamo, faccio vedere, se ci metto il test debug, lui mi stampa, cioè mi fa le istruzioni, quindi no? Quindi, ora qui, magari completamente lo pochino più piccolo, questo sarà. Allora lui fa tutte le istruzioni che sono qui, c'è cioè tipo mi stampa inizio, tempo, inizio, no? Infatti fa no, inizio, bordo, poi tempo, inserito, tempo, inserito, bla 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 bla, fa tutte queste cose qui. Se io scommento, che commento o levo quella istruzione lì, e lo faccio girare, non lo fa. Quindi è una maniera, nel senso che poi appunto avete una versione in cui ti manda tutti i messaggi d'errore e una in cui invece non ti fa vedere nulla, questo rende il codice un po' più difficile da leggere, diciamo, tutte queste cose nel mezzo. Non so se qualche editor ti permette di nascondere tutti a un colpo solo oppure no. Allora, però in realtà secondo me il codice più corretto, però non ho ancora applicato, nel senso che farlo girare per vedere la transizione giusta, insomma. Dovrebbe essere questo, che è molto simile, ma in cui vediamo un po' cosa faccio. E ho eliminato anche uno stack questa volta, non c'è più il triad. Perché ovviamente non devo più stare a vedere se l'ho già tentati e non sono stati presi in considerazione, quindi metto fino a che ci sono i link. Quindi questo è tutto uguale, lo marco, stavolta gli basta marcarlo con un valore come se non 10 uguale, e lo butto sul cluster. Questo mi servirà essenzialmente per sia se voglio fare delle statistiche sui cluster, ma soprattutto mi serve poi per smarcare quelle varie immagini. No? Per i quattro vicini, se hanno lo stesso valore, compro anche valore lo metto sul bordo, come prima, però non c'è più trial. Dopodiché, fino a che ci trovano il bordo, se appunto se hanno lo stesso valore e con probabilità P, lo marco e lo metto sul cluster e poi inserisco i vicini sul bordo, che ovviamente se hanno val, perché sennò anche quelli che hanno meno uno, poi non voglio rimettere i siti già fatti di nuovo sul bordo, ma continuo a dice male. Tornando. Quindi anche prima abbiamo volto da quelli già tentati per non prendere in considerazione le volte, qua non c'è bisogno di farlo, quindi da questo punto di vista è anche più facile. E due, che sono quasi sicuro che sia questo quello buono, però ovviamente l'indole contorta non era un torto naturale fare più difficile. Va bene, quindi se qualcuno vuole può provare a farlo girare per differenti valori della temperatura e vedere quale delle due fa la transizione giusta, sarebbe già in un esercizio pesante. Questo come si chiama? Wolf e uno Wolf, sai, non ne ho messi, non ne ho messi sulla pagina. Non sono messo solo Wolf. Ma sì, faccio messo tutto. Una cosa fatta, MNL, sono già nulla. Allora, la casetta computazionale. Allora, sul Wolf la ci metto tutte e due, non so se è quello con il debug, c'è anche il debug,
anche dei vaghi sul posto? C'era, c'era sempre il def dei vaghi sul posto. Andrò a citare, attivare la modifica e ora posso passare trascinando sopra. E però se prendete il volto, mi sembra che il volto dove è, mi sai la posizione. Esatto, ci metto questo e elimino quello vecchio. Dovrebbe essere a posto quello nuovo. Va bene? Comunque, è una leggenza anche questo. Ok, adesso oggi invece vorrei, oggi domani, introdurvi un'altra cosa, questo è interessante, ovvero usare il Monte Carlo come strumento di ottimizzazione, che è una tecnica che è stata utilizzata un po' negli anni 70, insomma, da Kirk Patrick. Voi avete un problema, poi vedremo la prossima settimana di farlo in un caso abbastanza complicato, un problema con una serie di vincoli. Allora, il classico problema, ve lo faccio subito, è quello del complesso viaggiatore, non so se lo conoscete. Allora, il problema del complesso viaggiatore è il seguente: io ho una serie di città. Va bene, numeriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va bene, potete mettere a caso, oppure potete anche prendere città vere, e il problema è che c'è un complesso viaggiatore che deve passare da tutte queste città, non c'è bisogno che ci passi più di una volta, ovviamente lui preferibilmente non vuole passarci più di una volta, e vuole farlo con un percorso minimo. Quindi il problema è trovare, e chiaramente partire parte dalla stessa città, quella di cui abita, e quindi il problema è trovare il percorso di lunghezza minima che passi per tutte le città, e meglio, no? Si può mettere che passi una volta sola, perché chiaramente ci passi più di una volta, non sarà quello minimo. Va bene? Questo è il problema. Si può dimostrare, poi lo farò la prossima settimana, che è un problema di complesso, quindi diciamo, se uno sapesse risolvere, provasse, cosa vuol dire di complesso? Vuol dire, vabbè, ve la faccio la prossima settimana, prossima per la complessità algoritmica, è un corso divertente, in cui finisce andando a fare il contributo. Ma si può fare sempre questo? Cioè di passare cercando su una volta? Sì. Perché io mi ricordo che tipo nel corso sistemi complessi c'era visto il problema quello dei ponti, quello di caso. Sì, ma quello è il circuito, circuito euliniano. Sì, quello non può essere una soluzione per me. Perché? Perché quello diciamo, lì è facile dimostrare se si hanno una soluzione, il problema è che se ci sono al più di due città e più di due nodi che hanno tre legami, no? Allora non può essere, perché chiaramente al limite possono essere l'inizio e la fine uno di questi contro il legame, o un numero dispari dei legami. Poi se no, dove arrivi devi partire per forza ce l'hai. Ma qui diciamo tutti hanno due legami, quindi per forza, quindi la soluzione c'è. Bene. E il problema è chiaramente quello di trovare la soluzione minima. Ma poi può essere anche interessante, per esempio, studiarsi il panorama. Allora, diciamo, intanto funzionava la fisici. Allora, i fisici quando si sono cominciati a interessare a questi problemi qui, che vuol dire una ventina d'anni fa, erano problemi che erano rimasti fermi da 50 anni, questi qui. Perché diciamo, questi problemi sono, si possono fare alcuni teoremi su alcune cose, poi dopo la soluzione esatta non c'è. Anche perché se non trovasse una soluzione, diciamo, esatta, quantomeno facile da trovare per questi problemi qui, quindi anche nel caso di problemi molto grandi, vorrebbe dire che avrebbe risolto una serie di altri problemi, perché si può dimostrare poi che però vedete che sono tutti equivalenti. Quindi. Allora, i fisici invece, come hanno approcciato, hanno detto, vabbè,
Facciamo una cosa, definiamo una funzione costo, C, che per esempio in questo caso è qui. Facciamo un altro, definiamo un insieme statistico. Cioè, che mi definisce quale famiglia di soluzioni io prendo in considerazione. Per esempio, posso prendere in considerazione le soluzioni in cui un percorso è giusto una permutazione di questi numeri che appaiono una sola volta. No? Quindi, mi sembra statistico, sono gli n fattoriali permutazioni che ci possa avere di questi numeri qui. No? Però chiaramente vorrei prendere un insieme statistico in cui non ho tutti, mi salto qualche cosa. No? Posso prendere qualsiasi sequenza, d'accordo? Posso prendere insieme statistici in cui sono ripetuti. L'idea di base è insieme statistico che definisce l'insieme di tutte le possibili soluzioni. Come si fa in meccanica statistica? D'accordo? Dopodiché definisco una funzione costo, e quindi chiamo insieme statistico, lo chiamo omega, no? Costo di x, chiaramente devo poterla calcolare per ogni x che appartiene a omega. D'accordo? E a questo punto, praticamente, che cosa c'ho? Se io ora considero che la funzione costo sia in qualche maniera analoga all'energia, quello che voglio è trovare il minimo dell'energia. D'accordo? Altre cose interessanti, perché noi siamo in ground state. Però un'altra cosa interessante è sapere anche quant'è la degenerazione del minimo e anche quant'è la degenerazione, se c'è una sola soluzione, se ci sono tante soluzioni. D'accordo? Sapere anche eventualmente quanto è rugosa la faccenda di l'energia vicina al minimo, perché chiaramente questo mi dice se il problema è facilmente risolvibile o no. Nel senso, se io ho una funzione fatta così, smooth, il minimo è banale da trovare, nel senso in uno spazio altamente dimensionale, non guardate solo in una dimensione. Però essenzialmente faccio quello che si chiama il metodo di gradiente per cercare la soluzione, no? I classici metodi, ovviamente non si trova il minimo, insomma, essenzialmente gradient decimal. E vabbè, questo si sa fare. Se la funzione è completamente selvaggia, cioè metto una funzione casuale, in cui io metto un numero casuale da ogni configurazione e questa è la sua energia, questa non c'è soluzione altro che fare il conto su tutte le configurazioni, perché la configurazione non ha nulla che mi dice cosa fanno le configurazioni accanto. Quindi questo non c'è soluzione, non c'è soluzione. Questo è quindi forse da fare l'enumerazione di tutte le configurazioni. Però per fortuna gran parte di questi problemi sono più rognosi di questo, ma meno rognosi di questo. Hanno quello che si chiama una struttura tipicamente a funnel. Aiuto rugoso, ma per cui a grandi scala lasciamo un'idea di dove stia andando il minimo, però l'algoritmo banale di discesa e gradiente quasi sicuramente si inchioppa sul primo minimo che trova e da lì non si sfiora. Quindi il problema è come faccio a far saltare il mio problema fuori da un minimo. Ora però quando erano i fisici, essendo occupati della crisi dei finanziamenti nelle altre energie e così via, no? C'erano questi fisici teorici disoccupati e si sono riversati in questi altri campi. E ho detto, ah, questa è quella che la meccanica statistica si fa quando si fa le simulazioni, no? E si mette la temperatura e si fa saltare da una parte all'altra. Quindi l'ideale di considerare la funzione costo come l'energia e di fare simulazioni per temperatura
la dura che tende a zero. No? Praticamente l'idea è che a una certa temperatura essenzialmente non vedo dei tagli con i salti di energia piccoli per la temperatura, ma essenzialmente dei tagli sottili. No? Quindi posso, il sistema esplora rapidamente il mio spazio delle fasi. No? Se esplora questo qui vuol dire che grosso modo la distribuzione di probabilità asintotica sarà qualcosa fatta così, perché esponenziale meno l'energia sulla temperatura, no? Sarà così. E questo è importante, che ci sia questa struttura a grana grossa fatta così, perché la probabilità, vedete, che comincia a concentrarsi dove sta il minimo. A questo punto, se io abbasso la temperatura abbastanza lentamente, la funzione di probabilità mi si concentra sempre di più sul minimo. Chiaramente questa soluzione non è quella che volevano i matematici, perché loro volevano una soluzione certa, e questa invece è una soluzione in misura, dice, no? Che ci sarà un'altra probabilità di trovare il minimo della funzione. Però probabilmente gli ingegneri erano contenti, allora gli bastava già una buona soluzione, gli portava la stessa quantità delle ottime, gli basta una buona in un tempo sufficiente. Il problema in realtà c'è, perché si può dimostrare che si riesce a trovare con certezza, ma con probabilità che tenda a 1, il minimo, a patto che il raffreddamento sia infinitamente lento. E ovviamente a questo punto, se fai il raffreddamento infinitamente lento, perdi tutti i vantaggi e diciamo devi trovare questo minimo, perché ricaschi un algoritmo e non finisce mai. E quindi normalmente si va con raffreddamenti che non vanno infinitamente lenti, anzi si raffredda prima lentamente, in modo da essere sicuri che più o meno si lì poi si comincia a raffreddare abbastanza velocemente. Va bene? Questa è più o meno l'idea. Però il vantaggio è che l'algoritmo è molto più semplice da scrivere di tante altre algoritmi di ottimizzazione. Qui non si tratta di scrivere un Monte Carlo, e poi racchiudere un altro ciclo che fa passare la temperatura. D'accordo? Poi ovviamente uno conviene si tenga traccia che l'energia è naturalmente bassa, per l'idea, no? Perché magari uno dice che devo prendere di stop dicendo che se il costo è più basso di un certo tot e comincia a non variare più, basta, fermati, vuol dire che va bene così. D'accordo? Vabbè, quindi proviamo a farlo. No, anche qui, come per tutti i Monte Carlo, vedrete che è fondamentale trovare la nuova regola che è data una configurazione che trova i suggerisce. Quindi siamo sempre con i soliti trucchi del Monte Carlo. Allora, quindi, diciamo di definire il problema, così poi ci pensate un momentino. Il problema quindi è la seguente. Io ho bisogno di un vettore, possiamo farlo con una struttura, per esempio, strutto. Ma perché costantemente? Pronto? Sì. Possibile,
Va bene, questo qui è semplicemente la struttura dove tenere le coordinate della mia città. E poi avrò qualcosa tipo City asterisco C uguale Canop VN size off sì. Allora, poi ci sarà, bisognerà inizializzarlo in qualche maniera, va bene? Quindi, ovviamente uno lo mette a caso, vi conviene all'inizio metterle tutte su un centro, finché non si sa qual è il percorso minimo, magari rimescolando. Va bene, quindi c'è una parte di inizializzazione, quando la faremo, non è quella fondamentale. Diciamo il core di tutto è un loop, no? Perché cominciamo a una certa temperatura, quindi ci sarà for temp uguale T0, temp maggiore di T1, temp meno uguale delta T. No? Questo qui si chiama lo scheduled dell'annealing, no? E questo qui ci dice come si abbassa la temperatura partendo dalla certa T0, arriva alla certa T1, diminuendo a passo delta T. E poi e qui ci sono tante ricette che dicono proprio se questo delta T è fisso, se deve dipendere dalla temperatura stessa, cioè se deve fare un abbassamento lineare o un abbassamento logaritmico, no? Bene, queste sono tutte cose che bisogna decidere. E si sa che se si fa un abbassamento logaritmico sicuramente si arriva lì, però l'abbassamento logaritmico non lo fa nessuno perché ci si sta proprio. Bene. E poi per ogni temperatura ci sarà un certo numero di passi Monte Carlo, T uguale a T0, per T uguale a 0, T minore T grande, T più più. Anche qui T grande può in qualche modo dipendere dalla temperatura. Bene. O questo dipende, potrebbero dipendere dalla temperatura. Se due di solito no. Se fate temperatura senza più piccolini, è come fare tante simulazioni quasi alla stessa temperatura. Oppure uno fa uno, uno può decidere se fare uno o fare quell'altro. Va bene? E qui dentro cosa abbiamo? Ma prima abbiamo la nostra configurazione C. C è un elemento di città, l'elemento di città. No? Quindi dobbiamo in qualche maniera proporre una mossa, che potrebbe essere prendere due città e scambiarle. La mossa deve stare all'interno dell'insieme statistico. Quindi a seconda delle statistiche che avete scelto, per esempio la mossa deve mantenere lo stesso numero di città e non ripetere le città se usate quell'insieme statistico, no? Che è un po' come lavorare nel canonico, però non potrebbe anche dire, no, io metto un costo se ho fatto una città, se è riduto c'è già il costo, ma io potrei mettere un costo se ho fatto una città e lavorare invece in una specie di insieme gran canonico in cui posso anche elevare una città o metterci un'altra. Come quando si mette il numero di particelle variabili, ma se c'è il potenziale chimico per tenere il numero di particelle in media fisso. Quindi è possibile fare anche questo. E quindi C1 è qualche manipolazione di C. No? Allora, supponiamo che abbiamo già calcolato E di C. Quindi ora la funzione mi dice l'energia di questo percorso è tot, mi calcolo un'energia che so, è 1 che è uguale a E di C1
oppure mi hackerò anche con l'identità e, nel senso, magari un po' se io scambio due città, la differenza è solo, ma è tipo modello di leasing, la differenza di percorso dipende solo dai vicini di queste città. Anche perché io faccio, io qui scambio, che ne so, la 8 con la 7, no? Sì, mi fa così, no? E da questo fa così. La differenza di percorso è data da, diciamo, più questo, meno questo, meno questo. Torna, ma non devo sapere che calcolare tutto il resto. Se non devo sapere calcolare perché l'energia è la somma di tutti questi, e poi mi devo calcolare delta E che è uguale a E di C1 meno E di C. Forse ne fanno più giovane questi due, insomma. Oppure si fa direttamente qui, quando si fa la variazione mi passo anche la differenza di energia. C1 e C sono due vettori, ognuno che dice in una configurazione. Eh sì, la cosa più facile è quello che no. Se ne fa due, oppure intanto scriviamolo formalmente così, tanto poi che cosa si fa? Se if grand 48, no? Minore di exp di meno delta st su temp, allora accetto. Quindi c uguale a c1 e chiaramente e uguale a l1. Se questo è minore di 0 l'accetto sempre. In realtà è già contemplato qui, perché se questo è minore di 0, questo qui è maggiore di 1 e quindi sicuramente è funzionale. Però per farlo più efficiente devo scrivere if delta E minore di 0 or un lato differenziale or con questa probabilità. Vabbè, è solo per evitare di calcolare il differenziale, che funzionerebbe uguale anche senza mettercelo. E ora c'è uno, e poi chiaramente così basterebbe, poi permetteremo anche una visualizzazione per vedere che tutto sta andando nella maniera giusta, e poi tipicamente come viene essere una lista di un certo numero di soluzioni ottimali. Se per caso uno la trova per caso una molto buona, poi magari si salta fuori, però per annotarsi, insomma, per ora non importa. Torna? Allora, quindi cerchiamo di fare questo con questo punto. Facciamo nuova cartella.
quella struttura è già le coordinate, ma la soluzione potrebbe essere solo l'indice, la sequenza delle città, dove la cosa è più facile è stare a cambiare veramente il territorio. Quindi facciamo type def, type def struct double y city. E qui però prendiamo, guarda, poi lo inizializziamo e qui facciamo int asterisco c, asterisco c1, facciamo come vettore di indice e dici solo come se decorano queste città. Int n uguale a 10. Allora, poi che ci dobbiamo mettere? Vi arrivo tutto cosa definire. Quindi facciamo una bella funzione tipo initialize c n, a parte la prima mettiamo la casa. Quindi int city asterisco cities, questo è un bene, queste sono le coordinate, però facciamo questo, chiamiamo poles position, il city cities dicevo. Va bene. Allora, quindi inizializziamo queste posizioni di queste città in qualche maniera, però le mettiamo su un cerchio, se non siamo sicuri se funziona. Quindi for da i che va da 0 in minore di n i più più, facciamo una cosa tipo double theta uguale 2 per m pi greco diviso n per k per i, dovrebbe essere messe, dovrebbe darmi tanti angoli distribuiti uniformemente su questo, no? Però no, 2 pi greco per i diviso n, m pi è pi greco, questo sì, è una costante definita del mat.h. E quindi prima andando a cities uguale calloc n size of os, e quindi cities di i punto x uguale cos di theta, per esempio di i punto x punto y uguale seno di teta. In questo momento dovrebbero essere messe su un cerchio. Le fasi di volare. A questo punto che facciamo? Creiamoci un vettore casuale di città. Quindi prendiamo uno non casuale e poi perché non speriamo un po' di volte, ma quindi perché ci siamo, possiamo fare direttamente qui, anzi allargiamo intanto a cominciare c1 uguale calloc n size of int c1 uguale calloc n size
Però è tutto, diciamo, no, chiamiamoci, allora, e quindi poi facciamo for i uguale a 0, il minore, poi il 2 per n, il più più, bisogna anche fare l'indice, piccola k, prendo due numeri a caso e scambio il valore contenuto del vettore in modo da riordinarlo un pochino. Per ora ci viene per banale che c'è il circuito ottimale. No, 1, 2, 3, quindi prima lo scampo e quindi entra J uguale int di grande 48 per n k uguale int che è qui shuffling int grande 48 per n. Ho bisogno di un di qualche cosa per appoggiarci, cc uguale cdj, cdj uguale cdk, cdk uguale cc. Vabbè, io due e in scambio tra di loro. Certo, non lo ricordo. 2 n, eh? Sì, 2 n era così. Potevo mettere n, posso mettere 5 n, insomma. Dovrebbe passare n, eh? Se lo faccio dire una volta, facciamo n. Basta. Ok, vabbè, questo era solo per spaldarsi i muscoli. A questo punto, ci abbiamo. For temp uguale a t0 si diceva, temp maggiore o uguale di 1, temp meno uguale delta temp, però vado a definire, eh? Poi for t uguale a 0, t minore di t grande, t, tutti questi sono i passi, diciamo, di non petarlo, in realtà sono passi da petarlo, sono passi da farlo. Allora, a questo punto bisogna prendere C1 e fare una mossa che può essere anche tipo questa qua, cioè, quindi facciamo una funzione build, cioè, quindi facciamo che ci dà direttamente delta e uguale build new conf, passiamo tipo C, C1, N, cioè questo prende C, costruisce C1 e automaticamente mi dà la delta E. Ah, ecco, facciamo anche, creiamoci anche l'energia. Quindi E uguale energy, oppure facciamo pure a mano. E uguale a 0 for facciamo tanto una funzione energy, poi non c'è più vita, energy di C virgola N. Forse così come energia del tema è 1, va? Almeno ancora memorizziamo la volta dopo, cioè lui costruisce C1 a partire da C e mi restituisce l'energia di C1,
se no chiaramente lo fare. Poi potremmo fare anche che lo costruisce con la mano, eh. Per fare questo cioè il vettore di struttura di definizione deve essere di un po' di tutto lei. Sì. Ah, infatti giusto. Io poi li spassa anche quello. No, è quello. Va bene? Quindi da qui si può fare anche due passi per ora, però dopo lo utilizziamo. E uno uguale energy IC1. Questo è chiaro da capire l'ottimizzazione si può sempre fare in secondo tempo. Ok? A questo punto delta E uguale a T1 meno E. If, ah, mi diceva, delta E minore di 0 or open brand 48 minore di E di meno delta E diviso di tempo. Allora, a questo punto dovrei copiarmi C1, tanto vale come più veloce scambiare, quindi mettiamoci un altro C2 giusto per fare lo scambio. C1. E facciamo tipo C1 uguale C1, C1 uguale C. C uguale C tempo e uguale E1. E facendo lo scambio successivo lo faccio a partire dalla configurazione prima però. Se l'energia si abbassa oppure con la stessa probabilità scambio tra loro le configurazioni. Effettivamente ho due vettori di configurazione. In uno del vettore di prova diciamo C1, ne scambio due e vedo se l'energia è più piccola. Sì, oppure se è più grande l'accetto con le configurazioni. Se è più piccola però io scambio i vettori e li trovo in questo, cioè, diciamo, in cui il C indica quello scambiato, se è più piccolo. Se è esattamente di 0 oppure con una certa probabilità. Però poi lo stato da cui va a fare lo scambio è quello in cui non lo scambio. No, io lo scambio lo costruisco sempre qui, C1 all'esempio è vuoto, C1 lo costruisco da 0 a partire da C. Ok, parto da C. Io mi aggiusto C1 magari scambiato. Magari non lo accetto, quindi C rimane questo e mi costruisco un altro C1. Magari un altro decide di cambiare. In questo l'accetto il C, cioè pure esatto. C dopo averlo accettato, io voglio partire da il mio C dopo l'accettazione. Che era il C1. Sì, che era il C1, a quel punto perché voglio scambiare? Perché sta copiando così di tutti i segni dentro. Posso. Allora, diciamo basta, ora così metteremo anche una funzione, una visualizzazione, perché se no non finire nulla, per cui facciamo anche la visualizzazione, file asterisco gb, apriamo anche l'inizializzazione, gb uguale di open new plot in scrittura, non so se ne sta meglio, facciamo che
Diciamo che le coordinate vanno almeno 1 e 1 e quindi facciamo F print F GP 7 X range meno 1 1 e possiamo anche mettere 7 size square. A questo punto quindi qua giù facciamo la ogni slot base da qui if facciamo ogni passo f gp plot quello che segue wind lines point. For equal a 0 in minore di n i più più metto print f gp per 100 f per 100 f che cosa? C no come ho chiamato? Sì. C, 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 punto X, C, 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 e poi devo più di fatti di chiudere il percorso, qui devo ancora stampare bene un altro che è C di CD0 CD0 poi F print F and le coordinate della città che mi sto muovendo. Ok, C è la sequenza delle città. Ah, ok. Bene. Per cui, però le coordinate sono dentro cities, quindi una volta che ho la sequenza della città, per CD, no? Cioè, nel senso, CD è il quadernino in cui segno le città, I è il numero della pagina del quadernino, quindi è pagina 5 è la seconda. Pagina 6 è scritto New York, pagina 7 Città del Capo, pagina 8 Roma. Allora, cosa ci rimaneva? Che si è detto di fare? Energia. Quindi, down, energy. Int asterisco c int n uguale poi chiamiamo per la soluzione a double e uguale a 0 int i for i uguale a 0 in minore allora dunque in minore di n meno 1 che devo fare da, diciamo siano 10 da 0 a 1, da 1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4, da 4 a 5, da 7 a 8, 8 a 9 poi devo fare 9, 0 no, questo lo farò fuori dal oppure beh, posso anche mettere così però poi ricordiamo invece il modulo per quella successiva e più uguale sqrt di
pau 2,2 più pau 2,2 e qui ci sarà sis di c di i punto x meno sis di c che cosa di i più 1 modulo n punto x, no, differenza del 2x al quadrato e mettiamo così e qui sarà uguale y ma x è con 0 al quadrato, quindi y è 0 al quadrato, tutto attorno al quadrato. Ok, e direi che basta così, perché già fatto tutto circolare, avendo messo questo modulo qui. Ok, e poi c'è da fare questo sta dentro il metterlo anche qua su. E poi bisogna fare questo new path, questo build new path.
n uguale a 10 di 0 uguale a, per la domanda, quindi la criminalità della città sarà dell'ordine di un mezzo, ma così è. Mettiamo 10 più 1 uguale 0.1 delta tempo uguale 0.3 uguale che c'è. Dobbiamo anche definire quant'è più piccolo e più grande. Più grande che lo devo fare 20 passi per ogni. Ci sono quelli più grandi. No, questo è tipo. Giga 99 scritto il fatto di dire che anche il più e
ho un pezzo di minuto. Hai riuscito a sgrovigliare abbastanza, però ora c'è problemi, e infatti per scrivere l'algoritmo è quello migliore, perché per sbrogliare un nodo lui deve passare da tutti i nodi intermedi. Cioè, se poi invece abbiamo proprio tutto per bene tranne una x e mezzo. No, per sbrogliare questa x deve riuscire a imbroccare la sequenza di tutti gli scambi che no, che si scambia il nodo. Il problema di questo qui, diciamo, il problema di questo, cioè, quindi il problema qui non è nell'algoritmo, è nella scelta della nuova configurazione della tabella vecchia, perché se lui suppone che sia quasi arrivato in fondo tranne che per un nodo, per svolgere tutto questo dovrebbe riuscire a beccare, cioè scambiare, che ne so, questa con questa qui, e allora sposta il nodo di una, poi di nuovo questa con questa, poi questa con questa, questa con questa, allora, no? Pian piano porta il nodo qui, poi il suo nodo gli si scioglie. E qui, questo è il nostro problema, visto? Riesce a sgrovigliare abbastanza, però poi gli rimangono le interne. L'idea è, invece di scambiare due nodi, prendere e scambiare tutto il percorso intermedio. Esatto, perché per due nodi scambi tutto il percorso intermedio, no? Allora questo è lo smodo che questi due nodi qui. Allora, prima provate a scrivere, arrivare a finire di scrivere questo, e poi si fa vedere, vi faccio vedere, infatti vado a fare un fatto un bagno. Posso il nome della struttura? Se la vedi ora si inserisce il marchio da qua, Thank you.
Sì, ma io ti chiedo, cosa ci riesco a dire? Ah, perché se no mi punto il mio con la fuori, giusto? Sì, è un po' questo. Sì, vai a me, gira. Ma sai, in senso, l'idea è
è che gli operatori tipicamente li metti a bassa priorità, perché gli dici se questo più questo più questo fa 5, oppure questo più questo più questo fa 7, no? E poi quello dovrebbe dire il compilatore, mentre difficile è vero che gli operatori in C danno un risultato 0,1 e quindi potresti anche incrementarlo, ma è difficile che lo voglia mettere senza metterci le parentesi nel meta, perché quelli anche chi lo legge non dice nulla. E per cui di solito funziona, ho scritto solo che quando metti il modulo bisogna metterci le parentesi davanti, e se vuoi sommare per esempio il risultato di un'operazione logica devi metterci le parentesi, perché se no comunque di solito il compilatore non dice già occhio, vorrei forse fare. No, vabbè, sì. Guarda, per i nuovi sì, sono più. Sulle vecchie facciano i distinti. Siamo? Può fare la versione 2? È normale che abbiano le facce collegamenti. È normale che abbiano le facce collegamenti. Adesso with lines. Il vantaggio lo prende alla fine.
e mi viene una nuova 0,5. E non è la parte intera. Sono intero o niente sono intero? Ok, io ho due interi, faccio due interi, per due e confronto l'intero con questo risultato. Ma che tu lo fai? Perché non questo. Sto facendo. Ah, e probabilmente non è avuto il prima. Comunque prova. Ok. Se il risultato dovrebbe venire a mezzo, in realtà dipende levemente. Ho 5 meno 2. E fa la prova con il numero pari e il numero di spazi di punti. Per due prove che chiede. 5 meno 2. Quindi 3, fatto 2, dovrebbe fare 1,5 di nuovo. Ci siamo, vogliamo provare a fare una curata tensione? Allora, curata tensione chiaramente si fa un giro di path diverso. Quindi facciamo build new path 1. Allora, quindi l'idea è faccio un duale, prima copia, poi scelgo due nodi, no? Scambio tra loro questi due nodi e poi mi avvicino, scambio tra loro gli altri due nodi, poi mi avvicino, scambio tra loro gli altri due nodi, scambio tra loro così via. Conviene che siano in ordine, per cui diamoci K, facciamo tipo if, vediamo che equal deve essere minore di j, if i maggiore di j, k uguale i uguale j, j uguale k. Quindi in questa maniera i è sicuramente minore di j. Torna. A questo punto, while. Pronto? Sì. E ne news. Tanto poco. Pure si può fare anche la sezione russa, insomma, cominciamo la sezione russa, non è che si veda. Se pensi di portarla avanti, si può fare anche la sezione new rus e si mette una specie di log della roba che è la rus. Esatto. Sì, come si fa? A questo punto dovresti preparare un cappello iniziale, cioè la rus che fa il cilindro della rus, una paginetta, e poi dopo gli si fa mettere un file di log, diciamo, un file di tipo log, che ti racconta le cose che facciamo, ottimizzarsi. Bene, ma vi lascio che sto facendo lezione. Ci sente dopo. Allora, a questo punto scambiamo la I e la J. E facciamo I più J meno I. Cominciamo se I e J, mettiamo che I sia 3 e J sia 5, no? Quindi scambio questo qui, poi I diventa 4, J diventa 4 e 4 lo scambio. Se invece I è 3 e J è 6, scambio il 3 con 6. Questo diventa 4, quello diventa 5, scambio il 4 con 5, quello diventa 5, questo diventa 4 e esco.
linea MAT 1, e ci siamo fatto con temperature più basse da questo punto di vista. Ops. Ah, bisogna sinceramente dichiararla. Come che si date non più quel di niente, se lo quindi non basta, no, ok, aspetta che quello che è più.
tutti. Non flippo mai se... Vabbè, guarda, deve essere la stessa cosa. Guarda, no, flipparne uno o flippare quell'altro è la stessa cosa. E quando fai uno o l'altro, girarne uno, può girare quell'altro, è uguale. Quindi va bene, è più basso che niente, è più basso. Più c'è, meno, vabbè, intanto guardiamo se cosa succede, facciamo una piccola prova veloce. Invece di mettere questi qui, li metto a caso, voglio vedere tutto, vedere cosa succede. J uguale 2 per grande 48 meno 1. Quindi dovrei metterli a caso. Questi è inutile sciaffi, mi guardando. Come si accade? Allora, abbiamo l'energia bassa, ma per ora povero. Non sono sicuro che il algoritmo sia quello che ha osservato il gioco. Non è che dovrà essere quello di base, però magari sui cerchi si vedeva occhio, però qua c'è un parametro che non può costruire per vedere perché tanto due cerchi ci devono essere incroci, e quando c'è un incrocio se faccio lo scambia la stessa loro vicino a bocca. Versioni tutti gli anni passati, quindi si è portato anche da guarda, ma un po' si è abbassata la temperatura, siamo a 40 watt, prima di 60, però l'energia è quella. Ogni tanto si sta scendendo per il sabato. Sì, perché diciamo, il problema è passare dai minimi locali, può darsi si deve andare a temperature più basse, o allungare anche il tempo. Può darsi che c'è una configurazione a cerchio che abbia poco senso dargli la possibilità di scegliere una configurazione anche se è generata? Può darsi che dipende dalla mossa, perché se il cerchio è più alta è per forza più lontano dalla configurazione di B, cioè invece sia una cosa proprio sarebbe un altro studio della fase, comunque sul cerchio deve essere per forza molto semplice, ma esatto. Vediamo un po' se riesce a snodare qualche cosa qua, per esempio con questo. Qui è molto più lento perché ci sono la maggior parte delle situazioni che non vengono. Per fare un po' vedere se ritrovo un vecchio codice di là, tutti i lavoratori fisici computazionali, per vedere se per caso almeno mi lascia con una. Yeah,
salesman drug, non è salesman. Vediamo un po' questo qui. L'acceptance rate. Poi salta l'alta temperatura, quindi fanno salto a caso e
vanno a vedere il prossimo minimo, fanno semplicemente un semplice così, semplicemente vanno a cercarsi i locali per avere anche solo per avere un'idea di, della statistica dei minimi, no? Per sapere quanto si può ospedare di utilizzare, perché a livello ingegneristico se c'è certo di trovare un minimo ma in un tempo ragionevole. In realtà non interessa trovare un buon minimo, non è che deve essere forse il minimo assoluto. E quindi c'è tutta una serie di tecniche che no, magari più veloci trovano una buona soluzione, non sarà il minimo assoluto. Ok. Allora, domani magari si va un po' più avanti, cerca di guardare anche il tempo che ci mette, insomma, l'acceptance rate o altre cose per vedere se funziona meglio. E poi magari si fa qualche variazione, per esempio, supponiamo che la compagnia aerea, diciamo, che questa volta le città, no? Siano, che ne so, una in Francia o in Italia, e la compagnia aerea si aumenta le mille miglia o tre volte che passi il confine. No? Okay. Allora, un viaggiatore corretto dovrebbe fare il viaggio così, ma uno non corretto magari invece lo fa cercando di passare il confine più volte. No, poi magari che c'è il viaggio attraverso il confine ti danno una cena, un pranzo più ricco in aereo, no? Invece ti danno lo champagne, mentre invece se questi qui ti danno l'acqua cassata, no? Allora poi quando fai il viaggio dici, ah, devo per forza andare prima a Nizza, poi Genova, poi Lione, poi devo fare Firenze, poi devo fare Parigi, poi devo fare Roma, quindi si possono mettere anche questi.